valore immenso per la prima volta sia il gruppo culturale Amato Libro sia l'associazione Sinergia d'Arte trattano un tema così prezioso per la comunità procidana, per il mondo, quale appunto San Michele Arcangelo. Tutto nasce da una lettura che la professoressa Francesca Borgogna ci ha condiviso, il libro di Don Marcello Stanzione, Pellegrino tra i santuari dell'Arcangelo Michele, da cui nasce il desiderio di accogliere Don Marcello a Procida e di inaugurare una mostra in onore del santo patrono dell'isola e di dedicargli una bellissima presentazione in abbazia, dove avremo la collaborazione di varie associazioni e anche la presenza del Pleiadi di Corus. Questi luoghi nei secoli sono stati frequentati da milioni e milioni di pellegrini, quindi erano persone che si recavano in questi posti per pregare e per espiare i loro peccati. In questi luoghi c'era la possibilità di confessarsi, ma ripeto, questi sono soprattutto dei luoghi impervi, dei luoghi ardui, per cui le persone facevano un pellegrinaggio penitenziale. Sappiamo che San Michele è l'angelo della fortezza, per cui per fare questi pellegrinaggi devi essere una persona coraggiosa. La cosa che mi ha sempre colpito è che su sette luoghi, su sei luoghi si sale. Tieni presente in Normandia Monte San Michel, invece a Monte Sant'Angelo si scende. Abbiamo questa situazione, San Michele ti porta in alto, ma siccome è l'angelo dell'umiltà devi scendere, ti devi fare piccolo. Ed è interessante che i grandi santi cattolici devoti a San Michele sono San Francesco d'Assisi, che fa i frati minori, San Francesco da Paola, che fa i minimi. Quindi San Michele è l'angelo della grandezza, ma nello stesso tempo è l'angelo dell'umiltà. Hanno in comune un'origine monastica. Sono tutti siti dove all'inizio ci sono stati i monaci benedettini. E quindi San Michele è anche l'angelo protettore del monachesimo, degli eremiti, cioè delle persone che non vivono in superficie, delle persone che non vivono in un sonno spirituale. Io dico sempre che San Michele è l'angelo di coloro che prendono sul serio sia Dio che la vita. E le differenze, come dire, la differenza è questa: si parte da Riplanda e stai con il cappotto e arrivi in Terra Santa e stai in maniche corte. E Procida raccoglie un po' tutto, perché vedi, San Michele è un angelo guerriero e quindi San Michele ha aiutato i procidani contro il pirata Barbarossa, perché San Michele protegge le persone, infatti è protettore della polizia, le persone dai delinquenti, dai criminali. Poi c'è stata anche un'altra apparizione, ha protetto quelli di Procida non solo dai corsari, dai pirati, ma anche dai malfattori napoletani dell'epoca, no? E poi anche un angelo guaritore, il fatto che abbia aiutato i procidani quando c'è stata l'epidemia di colera. Quindi è sia un angelo guerriero contro il male, ma è anche un angelo guaritore. Questo è importante. Sì, io ho visto che c'è un po' tutto in questo museo. Viene raffigurato San Michele. Per esempio c'è la statuetta dove ci sono le ali verdi. Allora io ho detto alla scultrice, dico, ma lei si è ispirata a Dante Alighieri, perché nel purgatorio di Dante gli angeli hanno le ali verdi. E ho fatto la battuta, dico, ha fatto bene, perché San Michele Arcangelo è il plenipotenziario del purgatorio. Dal purgatorio poi porta per noi cattolici le persone al paradiso. Allora, mi sono ispirata all'energia salvifica del raggio blu di San Michele e ho cambiato, diciamo, la didascalia, dove la didascalia in francese dice San Michele uccide il demonio, dove io ho cancellato la parola uccide, perché secondo me cura, è un'energia di cura, non c'è un'energia di morte. Infatti in nessuna rappresentazione la lancia di San Michele viene inflitta al demonio, rimane sempre sospesa a una certa distanza. Quindi ho prolungato la direzione della lancia ricamando questo raggio che attraversa il demonio e c'è una trasformazione. Lui diventa un po', diciamo, invaso da questa energia blu che lo attraversa e diventa quasi acqua.